Ciao cari ragazzi e ben ritrovati a Far Harbor. Mi trovo sempre ad Acadia. Nell'ultimo video siamo andati per conto di Farley a recuperare delle unità di memoria su una barca incendiata. Se vi ricordate, avevamo parlato di quel piccolo dilemma legato al baule di Victoria. Beh, il dialogo che andremo a vedere tra poco e la quest susseguente sembrano avere a che fare, anzi sicuramente hanno a che fare proprio con questo baule. Dobbiamo andare a parlare con Kong. Questo dialogo apparirà solamente dopo aver completato la quest Recupero Dati. Continua a ripetermi, meglio essere qui che morto. Ehi, hai un secondo? Si dice che Faraday ti abbia mandato a cercare qualcosa su una barca. Unità di memoria o roba simile, giusto? Ok, devi venire un attimo con me. Dobbiamo parlare con Jule. Se la conosco bene, si è nascosta da qualche parte. Jule che peraltro, se avete già provato a parlarci, vi sarete accorti che è molto restia nel confrontarsi con noi. Ehi, ciao. Devi dire al nostro nuovo arrivato quello che hai detto a me. Ma sei matto, Cog? È un segreto! Fidati, ok? È qui per darci una mano, te lo assicuro. D'accordo, ma non ne vedo il motivo. Parecchio disturbata, Jule. Ok, ascolta. Sai che nella mia testa c'è il caos, sì, no? Si vede. Tipo cervello in pappa, per intenderci. Continuo a fare questi sogni. Cioè, sono sogni, ma allo stesso tempo così reali. C'è questa... Dio, che cosa stupida. Questa barca in... in fiamme. E sento delle urla. Credo siano le mie. Ma non ne sono sicura. E questo è quanto. Mi è piaciuto come ha finito. Allora, cosa può significare? Secondo te cosa può significare? Magari lo sapessi. Pensavo fosse l'ennesima conseguenza del mio reset. Ma... ok, ti sembrerà ridicolo, ma ho trovato questa chiave. Ecco cosa. L'avevo la cosa, tra le cosa mie vi dicevo, cose. Non so perché, ma so che c'entra con il sogno. Significa qualcosa. Cog dice di saperlo e dice che lo sai anche tu. Perciò prendila e... non so, vedi tu. Vuoi comprare qualcosa o no? Allora, parliamo con Cog. Ecco. Salve. Adesso capisci perché dovevi saperlo. La nave di Faraday è in qualche modo collegata. È sicuramente così. Per favore, promettimi che andrai a controllare. Volentieri. Perché questa storia ti interessa così tanto? Jule è una brava ragazza. Le sono successe delle brutte cose. Merita di essere aiutata, in qualche modo. Ma adesso non voglio perdermi in sentimentalismi. Darai un'occhiata? Certo. Darò un'occhiata, non temere. Grazie davvero. Se scopri qualcosa, dillo a me. E per me. Non a Jule, ok? A questa faccenda ci pensiamo tu e io. Ci sta nascondendo qualcosa, che dite? Lo vedremo, lo vedremo. Il luogo l'abbiamo già scoperto e quindi andiamo in direzione barca. Ci siamo teletrasportati a Southwest Harbor e ci siamo ritrovati subito nella mischia. Mi sa che Drive-In dovrà aspettare. Scappa finché puoi! Ma tutto questo è reale! O è la nebbia! Vieni, va. Vieni, Long. Sì, vieni. Ehi. Dimmi. Ok, basta per il momento. Poi facciamo i punti dopo. Andiamo. Direzione barca. Cazzo, volevo prendere il cibo, ho preso questo non volendo, beh, fa niente. Allora, eccoci alla barca.
Chi è questo? Chi sarà? Victoria? Potrebbe. Allora, intanto apriamo il baule. Suspense. Allora. Abbiamo. Beh, così. Sono rimasto un po'. Mi aspettavo, non lo so. Chissà forse cosa mi aspettavo. Comunque, prendiamo munizioni, tappo questi. Poi me li vendo. E questo andiamo ovviamente a leggerlo. Appunto di Victoria. Allora, vediamo cosa ci dice. Non avrei mai dovuto permettere a Faraday di coinvolgermi in questa storia. È che non riesco a dire di no a quel suo bel faccino. E anche alla sua orecchia sventola, direi. È facile, diceva. Tu pensa solo a guidare la barca e andrà tutto bene. Giuro che se dovesse succedere qualcosa, ha detto che può rimettermi in sesto se qualcosa dovesse andare storto. In teoria, questo dovrebbe farmi sentire meglio. In realtà, non fa che innervosirmi ancora di più. Che diavolo sta facendo in quel laboratorio? Deve essere qualcosa di top secret, visto che non mi lascia nemmeno avvicinare al terminale. E dobbiamo capire proprio cosa sta facendo in quel laboratorio. Che credo che sia... No, sicuramente il laboratorio che io in cui sono già entrato, credo. Vediamo. Vediamo, vediamo. Quindi non ci resta che tornare ad Acadia per scoprirlo. Io una mezza idea inizio già a avercela. Qualcosa con reset... Con reset mnemonico. Poi vediamo se mi sbaglio. Ti copro io! Ok, ragazzi, torno ad Acadia. Eccoci entrati. Scendiamo. Per i piani inferiori. Ancora sotto. Il terminale è sicuramente quello che io ho già hackerato. E mi sembra che era un'ardua, tra l'altro. Sì. Mi sembra che era un'ardua. Anzi, i due terminali. Uno. Praticamente questo lo possiamo definire il Santa Barbara di Acadia. È pieno di munizioni, granate e quant'altro. Ecco anche le mini nuke che io non avevo ancora preso. E quest'altro è quello relativo alla quest. Allora, progetto in corso. Condensatore di antinebbia, ma infatti credo che c'entrano poco. E credo che c'entra poco anche questo. Infatti non compare niente. Andiamo su progetti passati. Allora, progetti di Acadia accantonati. Chirurgia ricostruttiva 012. Il soggetto si è rivolto a me in seguito a un incidente durante il viaggio verso Acadia. Riparato un grosso trauma al braccio sinistro, ripristinata la completa funzionalità. Ha fatto il tagliando, insomma. E non è. Chirurgia ricostruttiva 009. Eccolo. Allora, vediamo se ha qualcosa a che fare. Già, da quello che ci dice giù il suo passato. Credo di aver capito. Allora, il soggetto V5 si è rivolto a me in seguito a un incidente sull'isola. Ha riportato diversi traumi alla testa e alla parte superiore del torace. Le funzioni cognitive sono state danneggiate. Ripristinata la completa funzionalità. Nota personale. Faccio ancora fatica ad accettare decisioni prese. Victoria era quasi spacciata. Victoria, direi Victoria barra Jules. Allora, mi domando se abbiamo agito nel modo giusto. In effetti, non avevamo altra scelta. Il reset della memoria, ecco cosa intendevo, si è reso necessario per non farla soffrire troppo, ma questa non può essere una scusa. Si trattava della nostra amica e l'abbiamo cancellato la memoria senza il suo consenso. Ora è un'altra persona e non lo sa. Faremo del nostro meglio per prenderci cura di Jules. Glielo dobbiamo. E te credo. Vediamo se c'è altro, ma non credo. Allora, il soggetto S2 si è rivolto. No, questo è come il primo praticamente. Ok, quindi andiamo a parlare con i due interessati. Cog e Jules. Sopra. Dunque, su, dunque. No, di qua. Allora, cosa importante. Salvo, almeno se ci sono varie opzioni le provo tutte, vi posso dire se c'è differenza tra i dialoghi. Cosa importante. Ok. Allora, ragazzi, la quest si può concludere in due modi, raccontando o meno la verità a Jules barra Victoria. E io ve lo farò vedere, vi farò vedere entrambe le opzioni. Partiamo dalla prima, ovvero mentendo a Jules, mentendo però a fin di bene. Quindi, parliamo con voi. Hai trovato qualcosa? Ok, sputa il rospo. Che succede? Come lo diciamo a Jules? Devi raccontarmi tutto. Allora, possiamo rispondere in tutti i modi.
Decidete voi. Il reset mnemonico è finito male. Faraday l'aveva fatto con il benestare di Dima. Eh? Ma cosa stai dicendo? Ascoltami bene. La situazione è un casino totale. E dirlo a Jul non farebbe che peggiorare le cose. Dammi l'appunto e che la cosa resti tra noi. Vuoi che resti un segreto? Certo. Rivelarlo non è utile a nessuno. È una follia, questo è vero. Ma credo sia meglio così. Il danno ormai è fatto. Se lo dici a Jul, non solo le spezzerà il cuore, ma comprometterai l'equilibrio di questa nostra utopia. Faremo finta che non sia successo niente. Onestamente, vi dico la verità, una decisione non facile da prendere. Perlomeno, per me, non lo è. Allora, quindi, se vogliamo, come dicevo, non raccontare la verità a Jul, rispondiamo. Ecco a te. D'accordo, vieni. Grazie. Io non dico niente, tu non dici niente. Dimentichiamo questa storia e tutto andrà bene. E questa sarà la ricompensa. Menomante, martello demolitore, più 50% danni agli arti. Niente di così particolare, insomma. Al vecchio Longfellow non è piaciuto. Mentre per l'altra opzione sarà al contrario. A lui piacerà e poi lo vedremo. E così concludiamo la quest nel primo modo. Passiamo al secondo. Hai trovato qualcosa? Ok, sputa il rospo. Che succede? Anche in questo caso la prima risposta non cambierà l'esito. Io rispondo Victoria. Jul si chiamava Victoria. Era un sintetico totalmente diverso. Scusa, ma non capisco. Ascoltami bene. La situazione è un casino totale. E dirlo a Jul non farebbe che peggiorare le cose. Dammi l'appunto e che la cosa resti tra noi. Non posso farlo. Mi dispiace, farlo. Cog. Non posso farlo. Merda. Non doveva finire così. D'accordo, diglielo. Vivi pure con il senso di colpa. Allora, andiamo da Jul, eccola. Non sono dell'umore giusto per parlare. Jul, devo parlarti. È per la chiave, vero? E per la barca. Hai scoperto qualcosa? Vuoi davvero saperlo? Se la metti così... Allora dimmelo! Non tenermi sulle spine. Dunque, se rispondiamo non importa, resettiamo il discorso. Hai avuto un incidente e ti ha salvato la vita, non cambierà molto. Jul, saresti morta se Faraday non ti avesse salvato la vita. Ma per farlo ha dovuto resettare la tua mente. Cosa? Sai cosa? In qualche modo lo sapevo. Quelle persone che reputo amici, che volevano così tanto aiutarmi. Perché mi hanno fatto questo? Chi gli ha dato il diritto di stravolgere me stessa? Io non ho chiesto niente. Non lo volevo. Dio, questo posto non possiamo è diverso. Possiamo dire che Faraday si è messo al posto di Dio. Ti fregano sempre. Mi sono rotta. Puoi tenere la mia roba. Per me non significa più un cazzo. Nel seminterrato c'è un baule. Aprilo con questa. Me ne vado. E noi andiamo ad aprire il baule. Quindi andiamo sotto. Baule che credo si possa aprire solo in questo modo. Io la chiave non l'ho trovata. Scassinare non si può scassinare. A Longfellow, intanto, come avete visto, la cosa è piaciuta. Ed ecco il baule. La ricompensa è sicuramente migliore. Allora, abbiamo cartuccia al plasma, munizioni, occhiali, valvola. E questo è ciò che ci interessa. Questo ottimo torace da sintetico, con un'ottima resistenza a danni ed un perk nuovo, esclusiva del DLC, più 3 a tutte le statistiche quando la tua salute è pari o inferiore al 25%. Quindi un'abilità che ci viene in soccorso quando ne abbiamo più bisogno. Sicuramente un ottimo pezzo. Quindi, se la nostra scelta deve essere fatta basandosi sulla ricompensa, credo che non ci sia tanto da pensare. Io obiettivamente scelgo per altri motivi, ma poi ecco perché io vi faccio vedere ogni cosa. Poi ognuno di voi, ci mancherebbe altro, sceglie come meglio crede. Allora, se si hanno tentennamenti nello scegliere, o comunque, se si vuole sapere di più per ciò che concerne questa storia, possiamo andare a parlare con Faraday. Lo potremo fare prima della scelta
o anche dopo aver scelto. Ovviamente il dialogo un po' cambierà. Avremo 3 opzioni disponibili, anche se in realtà solo con 2 cambierà il concetto. Ve le farò vedere entrambi. Sì? So quello che hai fatto a Jul, Faraday. Cosa? Oh, oh no. Ok, ascolta. Ignorerò il fatto che hai ficcato il naso nei terminali, ok? Non voglio che tu fraintenda. Devi capire che abbiamo fatto il possibile. Allora, con non avevi scelta e le hai salvato la vita, il discorso cambia poco. Cambierà invece con non ci sono scuse. Partiamo da non avevi scelta. Fammi indovinare. Non avevi altra scelta. Oh no, c'è sempre un'altra scelta. Ma in questo caso l'alternativa era lasciarla morire. È facile giudicare dall'esterno. Fammi un favore, non dirle niente. Io posso vivere con il senso di colpa. Lei non lo merita. Ehi. Sì? So quello che hai fatto a Jul, Faraday. Cosa? Oh, ignorerò il... Devi capire che abbiamo fatto il posto. E quindi ora non ci sono scuse. Non ci sono scuse per averla lasciata in quello stato. Potevamo salvarle la vita e così è stato. Abbiamo fatto del nostro meglio. Ma... come vedete, se siete con Longfellow, a lui piacerà. Fammi un favore. Non dirle niente. Io posso vivere con il senso di colpa. Lei non lo merita. Ok, e queste erano le 2 opzioni. Allora ragazzi, direi che per questa bella quest è veramente tutto. Bella e profonda, sicuramente profonda. Ci salutiamo qua. Non ho assolutamente altro da aggiungere. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stato utile in qualche modo. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.